E allora, è il momento di approfondire un tema importante, che ci porta a parlare dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO, World Trade Organization. La notizia è di ieri, anche se era in qualche modo risaputo, insomma, già da diversi giorni, e cioè è una notizia anche sostanzialmente storica, perché ha scelto la nuova direttrice, la WTO, e si tratta di Ngozi Okonjo-Iweala, nigeriana. Si tratta della prima donna africana a prendere il comando, diciamo così, di questa Organizzazione Mondiale del Commercio, che probabilmente qualcuno di voi se lo ricorda anche, ne abbiamo parlato in passato, anche in virtù della guerra, diciamo, commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Ricorderete i casi del Boeing da una parte, insomma, dell'Airbus dall'altra. In quel caso era intervenuto il World Trade Organization con Trump che, come sapete, insomma, lui in quanto battitore libero non è che fosse conciliante verso le indicazioni appunto del World Trade Organization. Ma torniamo a noi. Per la prima volta una donna africana occuperà il ruolo di direttore generale della società, il cui mandato inizierà il 1 marzo e scadrà il 31 agosto 2025. Io non so se la mia pronuncia Ngozi Okonjo-Iweala è corretta, ma nel caso, insomma, ce lo dice la nostra ospite in collegamento con noi, ed è un piacere averla ospite in collegamento, Cornelia Tolgis. Cornelia, grazie per essere qui con noi, vice direttore di Africa Express Portale, africaexpress.info, che potete trovare ovviamente online. Cornelia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e ai telespettatori. Io sono veramente felice della nomina di questa donna che ha un background di tutto rispetto. È una donna energica, laureata ad Harvard, oltretutto ha pubblicato moltissimi libri, è apprezzata dal mondo intero, sia economico, politico e anche umanitario. Ha una bellissima famiglia, quattro figli, anche loro laureati ad Harvard, il marito neurochirurgo. Lei ha la doppia nazionalità, è nigeriana e ha anche la nazionalità statunitense. È stata 2 volte ministro delle finanze, sia durante il governo di Obasanjo, cioè governo militare, e poi poco più in là con Goodluck Jonathan, il predecessore di Buhari, ex colpista tra l'altro dell'83. Lei è una donna che vuole il riscatto dell'Africa, vuole il riscatto e in un'intervista che ho sentito proprio stamattina del 2008, cioè parliamo di parecchi anni fa, Quando era ancora la diceva. Banca Mondiale, Cornelia? Sì. Sì, era ancora la Banca Mondiale, Sì. però in quel momento era anche ministro già. E lei diceva: voglio parlarvi, io voglio un'Africa diversa, non voglio parlarvi solo dell'Africa della malaria, dell'Africa della corruzione, dell'Africa dei conflitti, l'Africa anche altro, perché ci sono molte persone, gran parte della popolazione africana non vuole questo, vuole il riscatto e vuole essere protagonista del proprio futuro. E lei questo suo pensiero l'ha portato avanti in tutti questi anni e l'ha dimostrato con la vita anche nella quotidianità. Lei è cresciuta, era piccolina quando la Nigeria ha avuto l'indipendenza dalla Gran Bretagna, era bambina, cresciuta con gli altri fratellini e con la nonna nel Biafra durante questo atroce conflitto per l'indipendenza. Ha sofferto le pene dell'inferno e dice: ho dormito per terra e ero felice quando avevo un pasto solo al giorno. È cresciuta con la nonna perché i genitori lavoravano in Europa e non c'era possibilità di uscire dal paese. E ha salvato la vita alla sorella, l'ha portata in braccio, ha fatto 6 chilometri a piedi per portarla
dal medico che era affetta da malaria, una forma di malaria gravissima, ed è riuscita a salvare la sorella. Cioè, ha saputo affrontare tante situazioni terribili e dice: io sono una lottatrice, non sono sempre vista di buon occhio perché non sopporto la corruzione, non sopporto la disonestà, io voglio un'Africa diversa, ma io sono sicura che questo suo lavoro riuscirà a farlo bene, a riscattare anche e riportare di nuovo in alto il nome non solo della Nigeria, ma anche dell'organizzazione che rappresenterà. È una storia bellissima quella di Ngozi Okonjo-Iweala, anche qui ripeto, insomma, spero che la pronuncia sia, non sia troppo distante da quella corretta, Cornelia, perché come ci hai raccontato giustamente tu, insomma, è una donna che ha vissuto e che ha guardato negli occhi la guerra, occupandosi della sorellina più piccola e anche in virtù del fatto che la mamma era stata peraltro presa in ostaggio da alcuni rapitori nell'ambito di una guerra, quella nigeriana, che è stata una delle più brutali, parlando appunto di guerra civile in assoluto, insomma, all'interno di questo continente che, come detto, purtroppo vede ha visto e vede tuttora molte situazioni di questo tipo. Insomma, quella nigeriana è stata una delle, ed è tuttora una delle più sentite, più complicate. Quindi bello, importante vedere come una donna che abbia affrontato disagi come questi, abbia vissuto in prima persona una guerra tanto violenta come quella nigeriana e abbia avuto a che fare con i sequestratori di ostaggi. Uno di questi ostaggi è stata la madre, adesso si occupa, è il numero uno della World Trade Organization. Sicuramente un grande traguardo. Faccio riferimento anche al fatto che sempre più donne occupano posti di rilievo all'interno del disegno mondiale. Parlo di Christine Georgieva, leader del Fondo Monetario Internazionale, parlo di Christine Lagarde, numero uno della BCE, e di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea. Tornando a Okonjo-Iweala, come detto, insomma, nigeriana, ci hai raccontato anche con una buona dose di passione, Cornelia, le sue vicende, anche in virtù del fatto che tu hai un passato in Nigeria importante. Sì, no, ho vissuto 7 anni in Nigeria, è un paese, amo l'Africa in generale, cioè amo il mondo e mi sento a casa nel mondo intero. E in Nigeria ho vissuto appunto 7 anni e ovviamente è una passione particolare per questo paese. Ho vissuto 2 colpi di Stato in Nigeria e conosco le sofferenze di questo paese, ma conosco anche la voglia di riscatto, anche se in questo momento sta vivendo dei momenti particolari. Siamo nella seconda recessione nel giro di pochi anni, di 4 anni. Ci sono nuovamente 20 milioni di persone a rischio di povertà estrema. Boko Haram, che è Buhari, a gran voce ha detto: ah, li sconfiggerò immediatamente alla fine dell'anno, dopo la sua prima elezione nel 2015. Ha detto: a dicembre saranno annientati, che sono più grandiosi di prima. Anzi, da una fazione di Boko Haram ne abbiamo 2 adesso. E la situazione peggiora di giorno in giorno, criminalità che aumenta, ma si sa bene dove c'è povertà estrema è terreno facile, sia per il terrorismo che per la criminalità normale. E ci sono i cambiamenti climatici che inducono, che hanno causato nuovi conflitti tra i pastori seminomadi fulani e gli agricoltori stanziali. Insomma, la situazione in Nigeria è veramente triste, come in gran parte dell'Africa, ma c'è anche un'altra Africa e ce l'ha dimostrato questa signora, che veramente è riconosciuta dal mondo intero come una donna capace e forte. E la sua elezione è stata voluta da molti, ma anche automatica, perché la sudcoreana che era in lizza con lei, i primi di Yoo febbraio, ha Myung-hee, peraltro, candidata attuale ministra del commercio della Corea del Sud.
ha rinunciato alla sua candidatura, dunque era rimasta solo lei, però anche lì è importante sottolineare le due persone di Cerno, entrambe donne, e questo è un momento bello, bello, finalmente si riconoscono le capacità che anche le donne hanno. La nomina di Oconio Iveala, sostenuta dalla maggior parte dei paesi membri, come detto da Cornelia, dell'organizzazione appunto della WTO, chiedo scusa, era ormai certa di una decina di giorni, da una decina di giorni, cioè da quando il presidente Joe Biden aveva sostenuto la sua candidatura, ribaltando in qualche modo il veto posto dal suo predecessore Donald Trump nell'introduzione, come vi ho anticipato, insomma. Trump con la WTO non ha mai avuto rapporti particolarmente armoniosi, per usare un eufemismo, quindi insomma si era messo di traverso, anche se era sostanzialmente l'unico a essersi messo come tale. Sicuramente sono tante le sfide che aspettano Gozio Conio Iveala, che diventa insomma signora del commercio sostanzialmente. Abbiamo anche poi diverse dichiarazioni, insomma, proprio riguardo insomma, la sua nomina. Vado a recuperarla anche da alcuni siti, tra cui anche LinkedIn Notizie. Sono onorata di essere stata scelta. Un WTO forte è di vitale importanza se vogliamo riprenderci del tutto e rapidamente dalla devastazione causata dalla pandemia di Covid-19. Come detto, 66 anni, madre di quattro figli, ce l'ha raccontato Cornelia in apertura, di cui peraltro uno scrittore tradotto da Einaudi. Una delle sue priorità sarà quella di normare l'e-commerce e l'economia digitale. Come vedete, insomma, non sono tanto diverse gli obiettivi, insomma, della WTO messi a confronto con gli obiettivi dei vari paesi, chiedo scusa, europei. Parliamo di Draghi e alla guida del nostro paese, che deve comunque affrontare la rivoluzione digitale in qualche modo. Altre dichiarazioni: lo shock della pandemia ha creato una devastazione economica. Questo è un momento di grande incertezza e di grandi sfide da accogliere. La dottoressa Ngozi preferisce essere chiamata così, a laurea ad Harvard, lo ha detto appunto Cornelia, dottorato al MIT di Boston. Non potremo occuparci di affari e commerci come al solito. Dovremo ammodernarci se vogliamo contribuire a superare questa pandemia e quello che ci troveremo ad affrontare in futuro. Dunque, agevolare la diffusione dei vaccini, contrastare le restrizioni alle esportazioni, incoraggiandole alla realizzazione in più stati, come sta facendo AstraZeneca, ha citato insomma questo vaccino in India e in altri paesi in via di sviluppo. E poi la questione dei diritti di proprietà intellettuale. L'idea è di sopprimere alcune di queste barriere e promuovere le concessioni in licenza per far fronte a uno sforzo produttivo mondiale inedito. Le aziende, ha concluso nel suo intervento di ringraziamento la nuova leader della WTO, le aziende lo stanno già facendo, dobbiamo seguirle stabilendo delle regole. Ovviamente va il nostro in bocca al lupo. Io vi ho fatto anche vedere durante i ragionamenti che ci ha fatto Cornelia di Africa Express le immagini, le notizie che i vari siti esteri ci hanno mostrato sulla nomina di Ngozi Okonjo-Iweala. Qui ad esempio siamo su France 24, ma vi abbiamo mostrato anche insomma CNBC Europe, New York Times. È una notizia assolutamente di impatto e di interesse mondiale e continueremo a affrontarlo in qualche modo. Io intanto, Cornelia, non so se hai altro da aggiungere, insomma, su questa notizia sicuramente bella, come hai anche detto tu, altrimenti insomma, ci salutiamo ovviamente con l'augurio di risentirci presto. Ti ringrazio molto e buona giornata a tutti quanti e un grande bocca al lupo a questa grande donna che vorrei Prego. sottolineare, vediamo sempre nel suo vestito tradizionale. I'm proud to be African. E cogliamo anche l'occasione di mostrarvi insomma la home page di africaexpress.info, che è un portale che segue molto con molta attenzione, con molto, molto da vicino insomma, le notizie che riguardano l'Africa, stando insomma molto sulla strettissima attualità. In apertura abbiamo sulle piste del campionato dei mondiali di sci di Cortina svetta un atleta keniota, molto particolare come notizia perché è raro vedere insomma un'atleta africana che in qualche modo si distingue sulle piste da sci dei campionati mondiali. Tante grazie a Cornelia Tölgis, vice direttore di Africa Express. Buon lavoro e alla prossima.
Grazie mille, arrivederci.